panini della cucina del recupero. Perfetto. Che però, ribadisco, ogni panino è un mondo a sé. Non esiste il panino perfetto, ognuno gli piace il suo. Mi piace il panino con la mortazza, può prendere il panino con la mortazza, quale voglio ora? Quello lungo stretto, quello guarda lungo. Questa volta. Però ognuno lo può creare anche con prodotti che trova in casa dopo aver fatto una cucina. Ma lo sai, guarda, questa è una cosa molto interessante, lo sai perché, Susanna? Allora, a parte che io ho scelto un pane integrale in questo caso, io brava. Non so perché, ma lo devo sempre svuotare. Ma senti anche com'è però, perché questa mollica è molto buona, annusa, si sente già dall'odore che è fresco. Cosa si può fare con una mollica? La prendere e fare il... Si possono fare dei biscottini salati, si possono saltare in padella per tostare, mettere sopra, perché anche il pane non deve essere buttato via, bisogna recuperare anche quello che si può. Ho detto, lo tolgo perché dentro è un panino, però se si prende una padella con un po' di olio caldo e si sbriciola lì, si può fare anche la pasta con le briciole. No. Sì, sì, è così. Perché è buona. Senti, poi sei integrale così. Allora Susanna, prima di dirti con com'è fatto questo panino, ti dico una cosa, il fatto che il panino diventi un contenitore anche dei nostri avanzi, diciamo così, della sera prima, perché non è che gli avanzi sono per forza cose negative. Quante di noi rimane della roba in frigo e non sa cosa farci? Cosa facciamo in questo caso? Utilizziamo un contenitore, quindi un panino, per farne una cosa ancora più importante. Perché gli avanzi sono chiamati così, ma non sono una cosa negativa. No, no, anzi, negativo prenderlo e buttarlo. Brava, brava. Perché poi, lo dico, noi donne siamo quelle che buttiamo via di più, perché giustamente c'è la famiglia, è quella che spreca il 60% dei prodotti che è in casa. È vero. Dice, le donne sono quelle che le buttano via di più. Perché? Perché siamo noi donne che ci occupiamo anche della gestione familiare. Invece, guarda, con prodotti anche banali, anche con prodotti banali, riesce a ricreare un panino perfetto. Sono prodotti semplici, non bellissimi, banale, lo sai, non c'è mai niente. No, no, infatti. Guarda, a me quindi, mi era rimasta salsa un po' verde. No, è una salsa di salvia in questo caso qui. Di salvia. E infatti qual è la particolarità? Mi avanzava un po' di salvia, io l'ho sbollentata in acqua bollente e ci ho fatto questa salsina qui, frullata con un po' di olio. Ci andiamo a mettere anche un po' di pomodoro. Salvia, pomodoro. Perché ci sta bene insieme. Tanto è inutile dire, non è di stagione il pomodoro, ma tanto si compra, non c'è nulla da fare. Quindi olio extravergine, perché ci sta bene. Non ci vado a mettere il sale perché dentro verrà completato con un elemento che è già saporito. Guardate, di suo. In questo caso è un cotechino. Ma potrebbe essere anche una salsiccia. Una salsiccia, potrebbe essere anche un pezzo di carne qualunque che noi si è ricreato. Però senza buttarlo via, guarda come abbiamo nobilitato questo piatto. Cioè questo non è un panino perfetto, di più. Lo vedi, infatti rispettiamo sia le proporzioni, grazie. Lo tengo io. Brava. Rispettiamo sia le proporzioni che tutto il resto. Salsa alla salvia anche di qua. Copriamo e ecco a noi un altro panino. Quindi questo è un panino? Questo diciamo, guarda, anzi lo teniamo aperto. La tiana la perde perché è troppo bello da far vedere quel verde. E ora eccolo qua. Vai. Panino. Cotechino e pomodoro.